Dopo quasi tre secoli, la chimera d'Arezzo torna a Palazzo Vecchio, dove la volle Cosimo I de' Medici. Resterà qui fino al 27 di aprile, non perdetevela, è meravigliosa. È un post del sindaco di Firenze Dario Nardella a scatenare l'ira virtuale degli aretini sulla loro amata chimera, uno dei simboli della città e del quartiere di Porta del Foro, che ne conserva una copia presso la sede. Il bronzo etrusco è conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze e, come scrive lo stesso sindaco, tornerà appunto a Palazzo Vecchio, dove la volle proprio Cosimo I. Ed ecco punzecchiato il tallone di Achille di ogni aretino doc. Il bronzo, come tutti sanno, venne rinvenuto nella seconda metà del Cinquecento ad Arezzo durante la costruzione di fortificazioni medicee fuori Porta San Lorentino. Rappresenta una figura mitologica con corpo e testa di leone e coda di serpente e una capra sulla schiena. Secondo la mitologia greca, venne uccisa da Bellerofonte in un epico scontro con l'aiuto del cavallo alato Pegaso. La chimera raffigura infatti il mostro ferito che si ritrae di lato. L'opera venne subito reclamata dal Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici per poi esporla presso Palazzo Vecchio nella sala di Leone X. Nel 1718 venne poi trasportata nella Galleria degli Uffizi e in seguito trasferita nuovamente, insieme all'idolino ed altri bronzi classici, presso il Palazzo della Crocetta, dove si trova tuttora, nell'odierno Museo Archeologico di Firenze. Per gli aretini l'idea che la chimera, sin dal suo ritrovamento, si trovi appunto a Firenze e che in tutti questi secoli nessuno abbia mai fatto qualcosa per riportarla a casa è una sofferenza che quasi si tramanda di padre in figlio. Ecco allora che il post del sindaco Nardella è stato commentato da tantissimi aretini che chiedono a gran voce di riportare il bronzo nella sua città. E se scrivessimo, dice appunto un aretino, tutti sotto il post del sindaco di Firenze? Questa cosa che siamo rassegnati a vedere la chimera di Arezzo a Firenze non mi va giù. C'è un tribunale o un ministero a cui appellarci? La speranza è che ai tempi del web l'insurrezione popolare diventi, come si suol dire, virale. E alla fine chissà che qualcuno non provi davvero a riportare la chimera a casa sua.